Castellabate elegge il suo nuovo sindaco, l'ex consigliere di opposizione Marco Rizzo, che dopo un duro testa a testa con il principale sfidante, Domenico Di Luccia, anch'egli consigliere uscente, ha la meglio con una differenza di 75 voti, rispettivamente 2.194 voti per Marco Rizzo e 2.119 per Domenico Di Luccia. Su 10.112 elettori hanno votato soltanto 5.937 persone, 58,71%. Le schede nulle sono state 83, le schede bianche 20 e nessuna scheda contestata. Luisa Maiuri, il sindaco facente funzioni uscente, invece ha ottenuto 1.521 preferenze, ma comunque riesce ad ottenere due seggi, due posti in consiglio comunale anche per Domenico Di Luccia e ben 8 seggi per il nuovo sindaco Marco Rizzo. Sì, sicuramente Castellabate è una città importante che va governata, va amministrata in un modo veramente, credo, diverso. Infatti noi abbiamo fatto una campagna elettorale molto entusiasmante parlando di visione. Infatti quando parlo di visione vuol dire significa vedere il territorio nel suo insieme, come comunità, come servizi, come tutto. Quindi questa cosa veramente ci affascina molto. Noi già da domani, appena ci insiederemo, sarà lavoro serio, preciso, quindi faremo in modo che insomma tutta la serie di criticità vengano risolte nel meglio tempo possibile. Il suo schieramento è uno schieramento civico, ma c'è una matrice di carattere politico? Sì, più è un civico, lo sapete, non abbiamo simboli di partito, anche se la mia appartenenza la si conosce, però tutto sommato la squadra è comunque una squadra che viene dal civico, quindi viene dal sociale, diciamo, gente che non ha testa, non ha nulla. Anche se insomma io sono l'unico forse ad avere un'appartenenza politica all'interno, sicuramente. Giusto per concludere, per chiosare, la sua elezione ha trovato commenti positivi anche nel circondario, a Val della Lucania, ad Agropoli, a Capaccio Pestum, diciamo che si aspettavano la sua elezione e molti sono contenti. Questo cosa vuol dire? Collaborazione? Sì, io ho avuto un sacco di chiamate, attestati di stima proprio da un sacco di colleghi, quindi un sacco di sindaci, tutta una serie di istituzioni mi stanno chiamando dappertutto, dalla regione, alla provincia, voglio dire, quindi si aspettavano questa forma di collaborazione di Castellabate, che probabilmente Castellabate era fuori contesto. Diciamoci la verità, quindi non è una critica, ma Castellabate era fuori da certe logiche di squadra. Noi sicuramente la porremo al centro di tutta una serie di argomentazioni, saremo i tavoli che insomma si decide e faremo grandi cose. Questa è la nostra sfida, anche la nostra forza.